dicessi che Newton era un mago? Beh, affermazione provocatoria, ma neanche troppo. Quando pensate a uno scienziato, infatti, che cosa vi viene in mente? Una persona molto seria, emotivamente distaccata, con uno spirito logico-matematico forte, incentrata pienamente sulle proprie discipline di riferimento? Si tratta di uno stereotipo che la storia della scienza aiuta a decostruire. Nel 1936 il celebre economista John Maynard Keynes comprò all'asta un baule che era appartenuto al grande Isaac Newton. Appassionato di storia della scienza, Keynes non vedeva l'ora di mettere le mani su documenti che nessuno aveva mai visto prima. Ma quando iniziò a studiare le carte, si rese conto che si occupavano per la maggior parte di alchimia, cabala ed esoterismo. Così, dopo diversi anni di lavoro, scrisse un saggio in cui definiva Newton l'ultimo dei maghi. Beh, che Newton sia stato un personaggio a dir poco bizzarro lo sapevamo. Si dice che abbia sorriso una sola volta nella vita, non si sposò mai, visse sempre da solo, era poco incline, per usare un eufemismo, alla vita mondana o al confronto con le altre persone. Ha compiuto esperimenti assurdi, una volta nell'ambito di studi sull'ottica per capire il funzionamento del nervo ottico, arrivò a ficcarsi degli spilli nell'occhio che non lo resero cieco per puro miracolo. Dalla riesumazione del suo corpo, oggi sappiamo che fece largo uso di mercurio, come gli alchimisti appunto, ed arrivò quasi ad avvelenarsi. Certo, scoprire anche che ha passato gran parte del suo tempo a cercare di misurare matematicamente la data precisa dell'Apocalisse, tra l'altro la conclusione è 2060, segnatevelo, che ha analizzato matematicamente la planimetria del tempio di Re Salomone, convinto che al suo interno si celassero delle verità dimenticate, sapere che per gran parte del suo tempo cercò di dimostrare che le comete non erano altro che strumenti inviati direttamente da Dio per sincronizzare l'universo, è un attacco violento all'immagine che si potrebbe avere di un professore lucasiano di matematica. E allora quali sono le conclusioni a cui dobbiamo giungere? Che nonostante sia stato un po' pazzo, che nonostante si sia occupato per tanto tempo di queste materie, nei momenti di lucidità Newton riuscì comunque a scoprire l'interazione gravitazionale e le leggi che governano l'universo? No, anzi, esattamente il contrario. Proprio perché si occupò di queste cose, arrivò a vedere dove gli altri solo guardavano. Individuò qualcosa che per i fisici del suo tempo era inconcepibile. Perché in una cornice culturale e scientifica come quella del 600, caratterizzata dal meccanicismo e quindi da materia e movimento, il concetto di forza, che proveniva da una visione animista, quindi molto più vicina alla magia che alla scienza, era impensabile. E allora, siccome il caso di Newton non è isolato, anzi, sono moltissimi gli esempi simili. La storia della scienza ci aiuta a riflettere sul fatto che conoscere le regole interne di una disciplina è necessario, ma non sufficiente. Che chiunque voglia fare lo scienziato oggi, più in generale conoscere o scoprire, deve mettere in conto di passare gran parte del suo tempo a fare qualcosa che solo apparentemente nulla ha a che fare con la sua attività principale. Perché un'altra prospettiva, osservare dall'esterno, ci aiuta a individuare la natura delle regole e quindi a scovarne i limiti. Dunque, non vi consiglio affatto di fare come Newton e quindi di provare a ficcarvi qualcosa negli occhi o di pasteggiare a mercurio, per carità. Ma in questo caso, l'esempio di Newton ci ricorda come mai gli scienziati, ieri come oggi, debbano dedicarsi alle materie umanistiche, debbano studiare la letteratura, la poesia, l'arte, la musica e naturalmente la storia e la filosofia. Ma non solo, possiamo spingerci oltre e potremmo immaginare un mondo in cui, perché no, gli ingegneri fanno corsi di teatro, i fisici fanno corsi di ballo e di canto, o i matematici si occupano di arte e fotografia. Secondo me sarebbe molto utile dal punto di vista scientifico, ma se anche non lo fosse, beh, almeno sarebbe un mondo molto più allegro e divertente.